professoressa di storia, ci ha detto di fare una ricerca riguardando il brigandaggio. Mica avete il materiale che riguarda Verbicaro? Sì, c'è un libro di Giovanni Cava sul brigandaggio che fa il caso vostro. Accomodatevi che ve lo prendo. Bene, se volete vi leggo qualche rigo. Sì, grazie. Correva l'anno 1799. A Napoli fu proclamata la Repubblica Partenopea, esistita per alcuni mesi sull'onda della prima campagna d'Italia delle truppe della Francia Repubblicana, dopo la Rivoluzione Francese. Spinti dalla vittoria dei francesi, che avevano cacciato la tirannia, anche il popolo dell'Italia meridionale, non ancora unita di quel tempo, pensava che questo fosse un importante passo verso lo sviluppo economico, sebbene i repubblicani fossero personalità di grande rilievo e cultura, erano anche eccessivamente dottrinari e lontani dalla conoscenza dei reali bisogni del popolo napoletano. Inoltre, la Repubblica aveva un'autonomia estremamente limitata, sottoposta di fatto alla dittatura di Cervione. Guarda da fa io non la fa lo barone già di terra mamma. Ma è morto, che già mi ne ieri no. Buongiorno, come te? Buongiorno, come te? E io sa chiazza, che ero un studente a Napoli, e che parlano e che dicono? No, io me ne vado fuori stamattina, che se ne vado fuori, io perché io porto a casa, a me non mi interessa, su. Io non vediamo che dicono. No, non ci vengo io. Poi mi fa sapere se in casa, io me ne vado fuori. Ma ti fate sapere? I compaesani avranno saputo quello che è successo a Napoli. Beh, ci sono i giornali. Di certo la notizia sarà giunta anche qui. Come d'altronde anche il mio paese, Crisolia. E poi da quando i francesi hanno instaurato la Repubblica le notizie corrono veloci. Ehi, Domenico, sei tornato? Sì, abbiamo sospeso le elezioni a causa dei festeggiamenti per l'instaurazione della Repubblica a Napoli. Avrete saputo? Sì, sai, le notizie qui arrivano confusamente e non tutti sappiamo leggere. Beh, Domenico, ogni qualvolta scendi qui nel tuo paese, potresti imparare a leggere i tuoi compaesani. Cari ragazzi, noi vogliamo credere a quest'aria di libertà che si respira in questi giorni e la speranza in voi giovani studenti. Grazie per credere in noi. E a tal proposito vorrei piantare un albero in piazza in segno di libertà, della libertà acquisita. Studente da Napoli hanno portato questa notizia. Poi ti andano all'albero, poi ti andano all'albero. Ci vuole i fatti, ci vuole che con l'albero, già l'albero non fa manco frutto, figuriamo se porta da ancora come. Ma di essere libertà. Questo albero ancora, se ci pure io ne tengo una volta, perché ci sono i bravi del barone in giro. Ma vedi che non ne amo, non ascolto più che decine. Andiamo noi, che questo va a ascoltare che decine, andiamo noi. Salute. Queste non mi piacciono più. Hanno messo quest'albero della libertà, ma noi dobbiamo vedere subito di comunicare al signor barone quello che stanno facendo e lo dobbiamo fare subito. Signor barone, ci sono importanti novità. Due studenti, signora, hanno piantato un albero della libertà in piazza. È possibile che in questa casa non si può stare più in pace? E lasciali parlare. Bene, ho la situazione sotto controllo. Voi continuate a vigilare di quello che sta succedendo comunque. Va bene signore, comunque le conviene leggere il giornale. Sì, io darò una lettura con calma di quello che hanno scritto. Va bene. Bene, lasciateci cenare, vi auguro una buona serata. Buonasera. Gianna, come te ne dai, chiaro? Che succede? Hanno chiesto tre apri vuole mente mani pure a provocare. Pure a provocare? Allora, sai che te dico? Vediamo la quattro occhi a casa mia. Accendo a ragionare, ma prima per chiamata. Va bene, Matteo.
come sto solo io, facci. Va bene. Madonna mia, guarda che hanno combinato, che hanno tagliato. Chiamava mamma Cozzi. Mamma Cozzi, con la mamma Fata, non c'è che gli aiuta a studiare a Napoli. Ah, che andiamo no. Signor curato, se stessa che hanno combinato. Miei parrocchiani, ho seguito il vostro discorso. Mi occuperò io di formare una guardia civica e vigilare per tutta la zona affinché nessuno tagli l'albero. Invito pertanto qualcuno a venire in sacrestia e a costituirla insieme a me. Signor Di Bella, ha sentito il discorso del signor curato? Sì, questa è una buona idea. Esatto, qualcuno deve far capire al popolo che quello che è successo in Brange è possibile anche qua. A proposito, hai visto cosa hanno combinato? Hanno ripiantato l'albero della libertà. Qual è il problema? Come qual è il problema? Lo tagliamo noi, qual è il problema? Non lo tagliamo noi questo, noi dobbiamo parlare un attimino con il barone Cavalcanti, pure perché loro hanno costituito una guardia civica e non lo possiamo fare noi, dobbiamo trovare qualche festa. Non lo possiamo fare noi, Pietro. Non lo possiamo fare. Scusi, signor barone, c'è il signor De Novelis con i suoi uomini. Sì, vi faccio passare per favore. Prego. De Novelis. Abbiamo fatto di tutto per far rimanere il popolo legato alla monarchia, ma ormai non ci credono più, signore. Dovete essere convincenti di noi, non possiamo fondare questa repubblica. Noi più di quello che stiamo facendo non possiamo fondare questa repubblica. Noi dobbiamo essere bravi a far credere alla gente di rimanere con la monarchia. Quello che stiamo cercando di fare. Quello che stiamo cercando di fare. E dovete essere ancora più convincenti di fare questo. La nostra è la salute del nostro barone Cavalcanti. Ah, e noi prendiamo la salute della nostra e che della Repubblica. Anche tu, Giuseppe, stai parlando un po' troppo stasera. Buonasera. Buonasera. Che cos'è questa confusione, signor De Novelis? Niente, signor comandante, stavamo facendo soltanto un bicchiere e stavamo facendo un brindisi per il nostro barone Cavalcanti. Ora appena lei ha finito si deve recare in gendarmeria. Va bene, signor. Arrivederla. Arrivederla. De Novelis, ma cosa vuole questo comandante? Sta facendo il suo lavoro, nulla di male. Ma ci viene sempre dietro. Fa soltanto il suo lavoro. Giuseppe, ci meravigli tu comunque. E che ti interessa lo barone che ha pazienza tutto il tempo per me? Non sfrutta solamente. Lei si sta sbagliando di quello che dice. Ma lei che non sfrutta solamente lo barone. Il suo futuro sarà complicato, Giuseppe. Ah, che non fa niente. Gliel'assicuro io. Non fa niente. Tanto non sfrutta solamente. Non ti preoccupare, se la pensi così non ti preoccupare. Signor De Novelis, qual è il problema? Io sono libero, posso fare quello che voglio. Beh, calma, il mio locale non voglio problemi. Ma perdello, ma perdello. Sia calma, lei non minaccia nessuno. Io sono libero, ma sia calma, che lei che sta parlando già un po' troppo, lei sta parlando. E lei ha un po' ammazzi il tono della voce. Stiamo facendo soltanto un bicchiere di vino, signore. No, qua c'è il casino, non un bicchiere di vino. Calmiamoci. È lei che sta agitando un pochino tutto questo. Signori, basta. Ci scusi, signore. Hanno ragione gli osti. Ma noi non stiamo facendo nulla di male, signore. Andate a discutere da qualche altra parte. Va bene. E non fatevi più vedere da queste parti. Noi qua veniamo quando vogliamo. Siamo passati. Ci vediamo la prossima volta, la prossima accoglienza che avrete. Noi siamo sotto il barone Cavalcanti. Uscite fuori per cortesia. No. Andiamo via. Bene, andiamoci. Signor gendarme, noi non volevamo fare nulla di male. Volevamo sapere soltanto se questa gente era con la monarchia. Nulla di male. E lei da che parte sta? Io sono con la monarchia. Bravo, mi fa piacere. Facciamo quattro passi e quattro occhi, visto che lei è con la monarchia. Roberto, puoi prendere un po' di vino? Facciamo quattro passi e ne parliamo. Le dispiace? Va bene.
gendarmi. Hanno piantato un albero della libertà, un albero che la gente vuole passare alla Repubblica. Si vuole togliere dalla monarchia e vuole passare alla Repubblica. Non sappiamo cosa fare. Qualcuno ci deve pensare a quest'albero. Qualcuno lo deve abbattere. Abbiate fiducia. Domani mattina quell'albero sarà rimosso. Siamo sicuri? Non vi preoccupate, abbiate fiducia. Vuole bene. I nostri amici devono bere insieme a noi, devono bere i nostri amici. Non le deve mancare nulla. Saluto. 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 Diamo ancora un altro bicchiere. È veramente buono, guarda. È buono questo vino. È buonissimo. Ti farà molto bene. Problemi. Che succede qua? Non si sente bene. Lasciate, non succede nulla, lasciate. Andate via, no. Tutto a posto, non vi preoccupate. State tranquilli. Signor De Novelis, a quell'albero ci penso io. Bravissimo, è questo che devi fare. Bravo. Entro domani devi pensare a questo. E tutto sarà più facile per te. Non ti preoccupare. Ci penserò io. Guarda se mi sarà per tagliare l'albero, lo sai cosa già si può costarti la vita? E ridi? Chi sei? Gendarme Vito Cariano, fedelissimo alla monarchia. E adesso faccio vedere il signor curato per chiamare. Venne qua, rapa, rapito, venne qua, rapa, rapa. Chi siete? Che volete? È notte, che volete? E poi soltanto Vito Cariano, che ha mozzato l'albero, ha acchiappato. Grazie per la fedeltà, figliolo. Avrà ciò che si merita. Il tempo di cambiarmi e chiamerò la guardia civile. Dov'è, signor curato? Lasciatemi! Ma che affare? Lasciatemi! Signor Matteo Cirimene, è ora di presentarsi. Perché? Cosa è successo? È perché è successo. È successo che questo qua ha tagliato la pianta. Lasciatemi! E i miei colleghi sono stati avvisati? Sì, l'abbiamo fatti avvisare. E allora aspettiamo il loro arrivo. Va bene. Lasciatemi! No, figli moia, no, figli moia, no, no, figli moia, no! Su, vieni, vieni, vieni. Che ho fatto niente. Non ha fatto niente. Non ha fatto niente. Non ha fatto niente. Non ha fatto niente. Non ho fatto niente io. Che è successo, figliuolo? Che sei venuto a chiamarmi? È questo che ha tagliato la pianta. Pozzate dalla capa! Signore, occupatevi voi di questo grave gesto che ha fatto questo signore. Io sono innocente, non ho fatto niente io. C'è gente che mi ha istigato a fare questo gesto. Chiedo pietà. La capa! Figliuolo, io non posso fare niente. Posso dare solamente la soluzione dei tuoi peccati. Il signor Matteo Cirimene è andato in comune a fare rapporto dell'accaduto. Siamo al servizio della Repubblica e se siamo così drastici è per il bene di tutto il meridione. Pensateci voi tutti. Carissime parrocchiane, pensate bene a ciò che fate. Non sfidate le idee repubblicane che abbiamo ereditato dall'esempio della Rivoluzione francese. Era quello che dovevamo fare. Adesso dobbiamo fare soltanto una cosa, andare dal nostro barone Cavalcanti e dire tutto quello che è stato fatto. Non c'è niente di nuovo. C'è rimosso. Buongiorno sergente, devo parlare con il comandante in Pallomento. Un attimo, signor De Novelis, che ve lo chiamo. Grazie, signore. Aragono, ci aspettiamo per un attimo. Comando. Prego, sergente Manò. Prego, signor De Novelis. Grazie, signore.
Buonasera, comandante. Buonasera, signor Cagliovese. Prego, accomodatevi. Grazie, signore. C'è una missiva per lei, signore. Prego, me la dia. Prego, signore. La leggerò con attenzione. E dite al signor barone che avrà tutto il mio comando alla sua completa disposizione. La ringrazio già in anticipo, signore. Grazie a lei, signor Genovese. I miei saluti al signor barone, signor Genovese. Va bene, signore. Ah, a proposito, signor De Lopez. Mi dica, signore. Lei ne sa qualcosa di questo albero piantato in piazza? Non ne so nulla, signore. Andiamo a sbrigare, ma lo fornisci. Non basta prego, poi vai di tanto. Servono soldi. Ah, mamma, già passato. Io di mosso ricordi, che io di tianchiano per la team con il cavallo. Ma si ascoltò, quello che dico. Non stiamo ascoltando. Sono cacciando pure a bordo. Stiamo venendo a aprire il sito, molto. Stiamo venendo a aprire. Noi non fanno paura a bordo, che chi se viene guaglione. No, ma vado a dire tutto quello che dico. Tutto quello che dico. Sembra meglio tra voi. Dove c'è? Naturalmente sono capito che non sono stato informato. Non si fa sapere quando c'è e quando c'è il barone. Lasciami guardare da sapere della novella, lo sappiamo ammazza, pare. Non me ne frega niente, io ti ammazzo pure io. Ti sei regolato, ora da novella. Se non mi informi, se non mi dici quando non c'è il barone, non servono i soldi, ci vengono a rubare a casa sua, capito? Oh, mi sto facendo sapere, sta tranquillo. Mo sì. Che sei da parte dei ricchi, sembra. No, 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 io mi fanno fare la fama a me. O posto dove non la sapevano a dire ciò, so. Va bu. Lo troviamo sotto la petra. Va bu. Ne vedi? Va, vai che mamma tua già si è raccolta. Tenente! Comando! Sta stilando il rapporto dell'accaduto in piazza! Signor sì! Gendarme! Per eventuale conferma faccio venire il cittadino! Signor sì! Prego! Prego! Buongiorno! Si senta! Grazie! Signore Battaglia, mi può confermare tutto quello che già mi è stato detto? Allora mi dica, signor Battaglia! Allora, in piazza c'è stata una vera e propria esecuzione. E l'hanno fatta la Guardia Civica nelle persone di Carlo Magno, di Bella e Cirimeri. Se lei non crede a me, manda a chiamare anche gli uomini del barone Cavalcanti che erano presenti, De Novelles e compagnia. Ma non sa lei che mi sta facendo dei nomi ben precisi? Certo, ero in presente in piazza, quindi posso dirlo ad alta voce. Lei deve testimoniare per questo! Allora. Io li vado a arrestare! Lei faccia il suo dovere, manda a chiamare queste persone e le interroghi come sta facendo con me. Va bene, io penso che posso andare, no? Signor Battaglia! Se ne vada! Comando. Si prende i ferri. Vada a prelevare la Guardia Civica, le porti immediatamente. Comando. Prego, gendarme. Segui il tenente. Comando. Vada a prelevare la Guardia Civica. Tenente. Comando. Lei faccia in modo che mi trovi il signor Cirimeri. Se non vuol venire l'arresti. Comando. Comandante, noi abbiamo uno statuto. Non so se lei l'ha visto. Io non vedo nessun statuto. Sul mio tavolo non c'è nulla. Noi abbiamo uno statuto. Lo ripeto per la seconda volta. Gli metto i ferri! Prego, gendarmi! Prego, dottor Carlo Magno! Di questo apriamo quanto prima! Lei lo sa! Prego! Sarà lo statuto! Mette il chiave! Tenente! Comando! Faccia in modo che mi trovi il signor De Novenz! Deve venire a deporre! Anche lui! Comando! Avanti! Buongiorno.
Buongiorno, signor De Novelli. Prego, si segue. Grazie. Signor De Novelli. Mi dica, signor comandante. Visto che lei sa tutto nel nostro paese, di verificarlo. Vigila sempre, anche di giorno e anche di notte. Sì. Mi sa dire qualcosa del fatto accaduto, del mio sottoposto, Vito Cariano? Eravamo presenti, signor comandante. C'erano anche i gendarmi quella sera. Noi l'abbiamo chiamati, gliel'abbiamo detto di fare qualcosa, di avvisarvi. Ma come mai lei non è venuto subito a deporre in gendarmeria? Ma non potevamo fare nulla, signor comandante, noi. Lo sai che questo è un fatto molto grave? E noi non sapevamo niente. Lei che vigila sempre! Sì, c'è tutto nel nostro paese! Abbiamo visto tutto. Infatti c'erano questi signori, abbiamo anche cercato di... Stia zitto! Stia zitto! Signor comandante, il signore De Novelli ha ragione. Noi abbiamo agito secondo lo statuto, lo legga. Signor Cirimele, da quanto leggo, questo statuto è ben preciso. Avete ragione. Vi chiedo le mie scuse. Di questo statuto nessuno mi aveva avvisato. Gendarme! Comando! Apra! Dottor Carlo Magno, sono mortificato. Le chiedo scusa. C'è stato un maledetto equivoco. Ora le mando tutto a casa. Signor comandante, ognuno ha le sue ragioni. Noi abbiamo sbagliato di non aver comunicato copie dello statuto. E con questo noi abbiamo fatto giustizia al popolo, quindi non abbiamo fatto niente di male, abbiamo osservato la legge. Bene, chiarito l'equivoco, vi faccio i miei assegni. Buonasera. Buonasera. Compagni, io sto a te 4 anni. Vedete se trovo solo siciliano e decido che mo manca di... O barone, 3 o 4 giorni, lo scagnozzo su, e si è trovato all'ammiscia alla montagna, si può fare una cosa, o può fare, e io sono che buono. Quindi, regolate buono. Allora, facciamo una cosa, io mo c'è una montagna, andiamo a Pozzoliano, parla con me, e gli dice, sapete come andate a fare capisci, sempre deve fare la situazione con me, su pensiero di sopra, tu c'è, va bene. Segui. Non ti stai seguendo a te, io hai perso il crap, non è capo vesti. Qua non ci sono crap né niente, qua è vietato, qua è una zona privata. E perché è vietato qua? Non puoi venire, non puoi stare qua, te ne sei. A montagna è di tutto, ti posso dire oggi. Se tu non te ne vai qua forse ti finisci male, tu non ci arrivi a casa oggi. E perché non ci arrivi? E non ci arrivi a casa, non hai niente. Io trovo i crap, senza crap. Qua crap non c'è niente, te ne hai chiede, te ne chiede. Me ne hai chiede? Babbo, non me ne vai. E mattina non tornare più. Babbo, come dici? Ma, perché va sto un misci, lui quando va a casa della baronessa da se lo bandano in giro io. Madonna che mi fa sfaffo di mio nonno, che è tanto bravo, non sa merito da baronessa è bravo, nonno, questo non lo posso fare, di mio. Oh, ma la sa fa? Nonna, vai a rubare, no, non sa merito. Sa perché me è un misci. E come mi fa? Poi mi fa prendere conto poco da finire. E come mi fa? Ai. Vedi che può fare? Ma a me mi dispiace che è troppo buono. Non so fa dispiace, tanto giri,
Io ti sono Rick. A me facciamo... Oh, ah. Sono ibero. Dio, a me, ma a me mi dispiace. Mi dispiace. Comodoro, buongiorno. Saluto, ma te, stavo aspettando. Io hai fatto con Masetto tu. Io ero arrivato nella montagna, c'era pure la neve. Cascus che aveva per sé, hai visto a go? Sicuramente che fa parte della banda dove misci. E da ci tenne pure un co. Non si è fatto avvicinare. Solamente che me ne potevi dire che mi ha minacciato. Mi ha minacciato e non ne potevi dire no. Sicuramente da tutta la banda, su tutto il diavolo. Ho buono specchio, ma devi portare tu. È buono, dai metri. Molto dice una cosa, a me mi ha aiutato la reccia. Che a Castro Weller. Se stanno lì noi in una banda di persone, a buoni a Napoli, a buoni a combattere l'esercito francese. Noi che facciamo? Ce ne mai? No, noi non andiamo a nessuno virsi. Lascia che vanno ieri, noi a me che ne guardiamo la terra nostra. Ma come ci sto allora, facci? Noi guardiamo il territorio. Noi andiamo a guardare la roba nostra, quindi facciamo sicuro che buono. Qua, già non hanno fatto capisci che vanno a monarchia. Meglio un re che è dei nostri, il nostro francese. Il nostro francese qui è che conosce. E da che suo fatto? Ma la prossima volta. Io mi ricomincio a dire. Non troviamo sempre lo stesso posto. Va benissimo. State buono, prendete un po'. Buongiorno, signor Barone. Buongiorno, De Novelis. Ancora in cantina? Sì, sto guardando alcune cose. Le volevo dire che Umberto, Goffredo e Pietro stanno già aggiustando la carrozza, quindi se volete partire già lo potete fare. Sì, bene, aspettiamo il comandante in Berloveni, così le do le ultime direttive e possiamo partire. Come vuole lei, signor Barone. Sì. Vi raccomando, non vi allontanate perché il signor De Novelis e gli altri non ci sono. Sì, signora Mara. Guglielmo, hai avvisato tutti i nobili? Non si preoccupa, signor principe, sono state tutti quanti avvisate. Bene, allora attendiamo. Ringrazio a tutti voi per aver preso parte a questa assemblea. Accomodate, gentilmente. Vi ho convocato, poiché il re è fuggito in Sicilia, la situazione ci sta sfuggendo di mano. È vero, i repubblicani giacobini a Napoli fanno da padrone. Qui in Calabria, signor principe, abbiamo gli stessi problemi e noi nobili siamo dimenticati. È vero, signor barone Brancato. A proposito delle nobili, come mai non è venuto il barone Spinelli? È stato trattenuto per motivi di famiglia. Comunque io so che è d'accordo con la nostra causa. A proposito della nostra causa, qui i francesi non sono ancora arrivati, ma le loro idee rivoluzionarie sì, e i problemi più grossi sono costituiti dai giacobini, quegli esseri senza Dio. E quindi come ci dovranno comportare, signor principe? Facendo in modo che i Borboni ritornino a Napoli a riprendersi il legittimo trono. È vero, ho sentito che persino dei fuorilegge appoggiano i Borboni e li vogliono a Napoli. È appunto per questo, miei cari nobili, che io vi ho convocato. Noi abbiamo l'ultima speranza, che è costituita dal nostro corregionale, il cardinale Ruffo. Si spieghi meglio, signor principe Carpa. Nel nostro paese le idee repubblicane si stanno diffondendo un po' troppo. Nella piazza del mio paese hanno piantato un albero della libertà. Anche a Castrovillero ho saputo che hanno piantato un albero della libertà. Lasciateli pure fare, tanto noi abbiamo il cardinale Ruffo che vuole arruolare uomini disposti ad unirsi all'esercito della Santa Fede per combattere contro i repubblicani. E noi cosa c'entriamo? Cosa possiamo fare per aiutare il cardinale Ruffo? Voi potete fare molto, signor barone Cavalcanti. Perché non gli scrivete? Il vostro conoscente è anche amico del generale Championet, il quale ha costituito un comitato di polizia municipale a Napoli. Ma dobbiamo capire chi è con noi e chi è contro di noi. Su questo avete ragione, ma volete che ne parlo con l'avvocato Carlo Magno, vero? Sì,
Dovete rassicurarlo, poiché nessuno dovrà sapere di questo complotto contro i repubblicani. Scrivetelo pure al vostro amico Carlo Magno, che noi nobili calabresi appoggiamo le idee repubblicane. E quindi a Napoli dovrebbero pensare che noi siamo con loro. Esattamente. E quindi dovrei tradire la fiducia dell'avvocato, in altre parole. Decidete voi, oppure aspettiamoci il peggio. Sono il più grande imbarazzo, ma se il prezzo da pagare è questo, faremo così. E bravo il padrone d'Arcà. Bene, c'è l'ultima questione che riguarda tutti noi. Quando il cardinale Ruffo sarà in Calabria, i nostri migliori uomini dovranno seguirle a Napoli e combattere contro i repubblicani. Quando avremo gli ordini, saremo a vostra disposizione. Bene, contiamo sul supporto del barone Cavalcante e l'assemblea può ritenersi chiusa. Ma siamo sicuri che sua figlia non dirà nulla di questo complotto? Non temete nulla, signore. State tranquille. Allora, ripetete ciò che vi scrivo alla lavagna. A E I O O. Complimenti, siete stati veramente bravi. Signora Baronessa, io prendo una poche fremuoce. Oh, grazie, mettilo pure là. Vediamo se riconoscete questa lettera. Questa? Va bene. Signor Giordano, sto cercando i banditi. Se vede qualcuno, vada dai miei sottoposti a deporre. La saluto. Va bene. Buongiorno. Stiamo ancora qua, non mi viene, che tu sei gendarme ancora. Va bene. Stiamo alla guardia. Va bene, vamo da aiuto. Oh Lollo, non c'è nessuno, c'è solo Giuseppe. Tutti via. Ma chiama qui, guarda, che resti qua. Io vado, va. Ma il siciliano che fine ha fatto? Il siciliano ha mandato giusto morso a parlare con te anch'io. Se no, no, creo quattro vacche, non c'è male, non vedete niente. A noi i vacchi mi servono, non bisogna di carne. Noi ne teniamo una sola, e tre di dama al macellaio giusto. Oh, ammucciamo che stanno arrivando i vacchi, che già si chiama. Ammucciamo pari adesso. Come che via? Ammucciamo che i vacchi non dei vacchi. Ma non stanno facendo a voglia, mo, paromi. Ma non ti servono la carne, non ti servono i soldi. LGL, LVA, non me ne frega niente. E che devi con la gendarma? Se no ti ammazzo. Che devi con la gendarma? Già dai lì, l'avevi già pesato. E la gendarma, che devi con la gendarma? Ti facevi una ferita, cadono su in terra, dici che non state nuova. E va buono, ma pazzi la ferita, io, che tanto te che provo per te. Pensa a chi ti cai per questi vacchi. Va buono, io. Oh mio, c'è l'uomo passi che i vacchi hanno camminato. Vediamo, no, via. Non mi hai per dire. Ma se vacchi, ma dove per tua? Mi pensavo. Già c'è dopo, sta un palazzo, ma ce l'hai dosso muore. Tre di la magista, tu non la facciamo. Allora io. Carna, va bene. Ma portavo la carta nostra. Hai andato, ma... Che è successo, signor Giordano? Oh mio, c'è stata la bada sua! Comandante, mi sembra una ferita procurata. Quando c'è dal medico curato! Sergente! Mi dica, comandante. Tutto a posto nel controllo del bestiame del signor barone? Sì, tutto a posto, soltanto comandante che la tenuta dei cavalcanti è enorme.
Purtroppo facciamo quello che possiamo noi. Mi è stato riferito che c'è stato un furto di bestiame. Lo so, comandante, purtroppo cosa possiamo fare? Mi faccia rapporto in gendarmeria. Va bene, di questo accaduto. Avanti. Oh mio, venga a stare nella carrozza. Va buono, mettete la frasca in mezzo alla strada. Dottore, da questo momento in avanti avete la nostra gratitudine e la nostra protezione.
Riportatelo in paese tranquillo. Andate. Che giornata. I miei figli? I suoi figli sono già a letto. E il signor Barone? E il signor Barone non vuole essere disturbato dopo l'agguato che ha subito oggi. Va bene. Niente, allora mi aiuti a togliere i gioielli, così mi riposo un pochino. Prego. Li mettiamo a posto. Non ci sono più, sono spariti. Se l'hanno rubati. Chiamami subito De Novellis. Vado. Bene ragazzi, vi devo ringraziare per quello che avete fatto l'altro giorno. Per avete sventato un grande attacco verso di noi. E io mi sono fiero di quello che fate per me. È quello che faremo sempre, signor Barone. Ecco, questo è quello che voglio sentire da voi. Signor Barone. Mi dica subito, che è successo? Sono spariti alcuni gioielli della baronessa. Come sono spariti i gioielli? Non lo so. Va bene, vada con i bambini, questo ci pensiamo noi. De Novellis, deve andare urgentemente al comandante Bellomeni, perché questa volta è compiata grossa. Lo voglio notizie immediate su quello che è successo in casa mia. Quello che faremo, signor Barone. Notizie immediate, subito. Andiamo subito. Bene. Buonasera, signor Barone. Buonasera a voi. Michelangelo, tutto bene? Sì, signora. Buonasera, signora baronessa. Buonasera. Ci avete chiamato? Sì, signor De Novellis, mi hanno derubato. Ma c'erano i gendarmi, signora baronessa. Non lo so, qui non ci ho trovato nessuno io. Allora, Pietro, fai una cosa, devi chiamare subito il comandante Ballomene e deve portare qui il Giordano. Sì, vado subito. Venite subito. Ci dispiace di tutto questo. Mi dispiace anche a me. Assunta? Dite, signora baronessa. Porto a letto Michelangelo. Sì, signora. Buonanotte. Buonanotte. Lo vedremo subito, signora Baronessa. Lei non si deve preoccupare, deve stare calma. Va bene. Deve stare soltanto calma. Aspettiamo l'arrivo del comandante Ballomene, non si preoccupa. Va bene. Signora Baronessa. Sì? È arrivato il comandante Ballomene. Va bene, fallo passare. Prego. Dai. Salve signora baronessa. Dai. Buonasera. Mi dica. Dai. E vi ho fatto chiamare perché mi hanno derubato. Signor comandante, ma lei cosa sta vigilando in questa tenuta? Mi sa che lei non sta vigilando proprio nulla, perché qua mancano dei gioielli nella casa del signor barone. Signora baronessa, signor De Novellis. Mi dica, signor comandante. Io ho dato ben ordini precisi ai miei sottoposti. No, mentre io stavo vicinando nelle terre del signor Barone, forse si è verificato tutto questo. Ma questo non si deve verificare, signor comandante, perché mancano dei gioielli. Io le ripeto che stavo vicinando nelle terre del signor Barone. E chi c'era qua, signor comandante? C'era il mio tenente. Tenente! Comando. Come mai si è verificato tutto questo? No. Io ho dato ben ordini precisi. Veramente la colpa è del Giordano, che non ha dato subito l'allarme. Signora baronessa, l'ho portato il signor Giordano. Io lo ZDS. Stia zitto. Secondo me,
c'è qualcuno alle vostre spalle. Signor comandante, non so niente io. Non c'entro. Stia zitto. Non c'entro. Ripeto, secondo me c'è qualcuno alle vostre spalle. Allora bisogna vedere chi è. Signor comandante. Signor De Novelles, hai sentito il mio tenente? Ho sentito il suo tenente. Da qua si evince che voi non eravate presenti in questa tenuta. Se gentilmente ci può lasciare da soli con questo Giordano. Tenente. Lei sta sbagliando, lo sa che sta sbagliando di quello che sta facendo. Non so niente io! Non deve gridare. Non sono stato io! Lo sa che non deve gridare. Alzi la testa. Non ho fatto niente! Alzi la testa! Non ho fatto niente! Promessa, ci può lasciare un attimino da soli quando parliamo con questo signore? Ma... perché i gioielli devono arrivare nella sua casa. Lei sta sbagliando. Dove sono i gioielli? Non so niente! Dove sono i gioielli? Non so niente! Dove sono i gioielli? Non so niente! Dove sono i gioielli? Non so niente io! Allora, vuoi parlare o no? Vuoi parlare o non vuoi parlare? Non so niente! Allora per un mese non ti facciamo mangiare? A te a domani! C'è modo! Gli ha preso l'ultima volta! Guarda, l'ultima volta! Ma presto! Muoviti! Hai capito? Ho fame! Fai qualcosa, non è te! L'ultima volta! Non ci sapevano più qua, che è roba mia, non è roba vostra. Non ti faccio un pezzo di via di canna serva, se no già stura per sotto a terra. Buonasera signor avvocato, buonasera. Posso fare qualcosa per voi? Sì, devo parlare con il generale Chambionet. Benissimo, ci si accomodi. Prego, faccio strada, avvocato, venite, grazie. Chi è? L'usciere, eccellenza. Entri. Buonasera, eccellenza. Buonasera, cosa vuole? C'è l'avvocato Nicolò Carlo Magno che vuole conferire con lei. Lo faccio entrare. Va bene. Avvocato, entri. Grazie. Allora, caro amico, mi dica. Ho ricevuto questa missione dal mio paese natio e a quanto pare le idee repubblicane si stanno anche diffondendo in Calabria, quindi penso possiamo stare anche più tranquilli. Devo dire che ho ricevuto delle notizie non tanto buone, cioè dalla Calabria, perché non mi fanno stare molto tranquilli, perché si stanno
creando dei gruppi sovversivi per un rientro dei Borboni a Napoli. Mi risulta? Sì, ma anche, vedo che anche qui ci sono degli insorti tra Lazzaroni, però la situazione è sotto controllo. Ma se questo movimento antifrancese continua ad espandersi, per me e per lei e per la Repubblica tutta, ci creerà dei seri problemi e sarà la fine. Questo vuole capirlo? Signora Eccellenza, a me il barone Cavalcanti mi è sembrato sincero sulla missione che mi ha inviato. Bene, avvocato, mi faccia vedere la missiva. Prego, signor generale, se vuole gliela posso anche lasciare. Beh, per come le ha scritto Cavalcanti sembra molto sincero. Quello che io mi auguro è che sia veramente un suo amico e un suo paesano sincero. Glielo assicuro. Bene, avvocato, se non ha nient'altro da dirmi, può andare. Bene. Buonasera, signor generale. Buonasera. Abbiamo saputo che stamattina c'è stato qualcuno che è venuto a riscuotere dei viveri qua da voi. Guarda voi, abbiamo quando non è venuto nessuno stamattina? Che cazzo tra voi? Sempre qua a venire. Dici la verità, sarà meglio per lei. Dici la verità, vai detto, quando non è venuto nessuno. Ci ha mandato il signor Barone, se voi non collaborerete con noi, ve la farà pagare cara, signore. Parla, non gli faremo nulla. Io ho detto già la verità, non ne hai visto nessuno qua. Per ora sono soltanto un rogo, signore. La prossima volta ci va di mezzo la sua famiglia. Non ne appiccicate niente alla sede stata dei figli miei. Cavalcanti, dobbiamo parlare con il signor Principe, per favore. Attendete un attimo. Grazie. Prego. Ci sono gli uomini del barone Cavalcanti, annunciatelo al Principe. Attendete un attimo. Avanti! Signor Principe, ci sono gli uomini del barone Cavalcanti per voi. Faccia accomodare, grazie. Buonasera, signor Principe. Buonasera, buonasera. In cosa posso esservi utile? C'è una missiva per lei, signor Principe. Ah, bene. Da parte del barone Cavalcanti. Signor Principe, tutto bene? Benissimo, direi. Il piano del cardinale Ruffo andranno avanti e voi vi unirete all'esercito della Santa Fede. Va bene, signore. Il barone Cavalcanti è stato bravo e noi serviremo la corona fedelmente. E noi andremo a Napoli a riprenderci. Bene, molto presto i Giacobini faranno una brutta fine. Signor Principe, a questo punto cosa devo fare? Puoi andare, per ora. Come preferisci, signore. Buonasera signora, dobbiamo fare solo una perlustrazione. Ma come stasera, uomo? Che non c'entriamo niente. Dobbiamo fare una perlustrazione, signora. No, una semplice perlustrazione, non si preoccupi, signora. Noi non facciamo nulla di male, signora. Dobbiamo fare una semplice perlustrazione. La prego, signora. La prego di stare ferma, signora. Non si preoccupi, noi facciamo questa semplice perlustrazione. Non è successo nulla a suo marito, signora. Stiamo facendo questa perlustrazione, stia tranquilla, non è successo nulla a suo marito. Ma lo so, perché tu non c'entrate niente in questa storia. Signora, voi non c'entrate nulla, ma noi dobbiamo fare il nostro lavoro. Non c'entrate niente in questa storia. Noi stiamo facendo il nostro lavoro, signora, lei non si preoccupi. Qui non c'è nessuno, signor De Novelli. Gendarme, aprite il portone. Avanti.
Fate passare il barone Cavalcanti. Esca, signora. Buonasera, signor Barone. Buonasera a lei, signora. Senta, noi stiamo cercando un ferito della banda del Mescio. Lei sa qualcosa, signora? No, non ne sa c'è niente. Ma ne è sicura? Sì, sì, non sa c'è niente. Mi stai facendo i servizi, stai scopando la casa, ma non sa c'è niente, non è visto nulla. Bene, noi la crediamo. Come lei sa qualcosa, va direttamente alla gendarmeria e va a depositare in caserma dal comandante in Baldomeni. Se sa c'è anche una cosa, se no per me non sa c'è niente. Poi vediamo se sa c'è anche una cosa, poi venga a dirci. Io mi auguro che lei fa quello che dice, altrimenti l'accuseremo. Sì, no. Va bene? Sì, non so, se no se non sa c'è niente, io non sa c'è niente, non potete fare niente. Buonasera, signora. Buonasera. Uscite, gendarmi! Signor comandante, abbiamo controllato. All'interno della casa non c'è nessuno. Ignazio, hai sistemato i cavalli? Signor principe, i cavalli sono pronti. Come va, Giulia? Bene, padre. Vi ringrazio per avermi portato in queste belle terre. Non dimenticate che avete avuto una brutta polmonite. E il medico ha deciso di fare delle belle e lunghe passeggiate. Ma state attenti a non allontanarvi, eh? Ma c'è Giuditta con me. È vero. Giuditta, vi raccomando, non lasciate solo neanche per un attimo la principessa, altrimenti vi darò tutte le responsabilità. E noi, signor principe, cosa facciamo? Rimaniamo con voi? Sì, certo. Tanto è compito di Giuditta vegliare sulla principessa. Queste sono le terre del barone Cavalcanti, sono sicuro. Bene, allora rimaniamo al vostro fianco, signor principe. Sì, certo. Va bene, mettetele pure vicino ai nostri, signor De Novelli. Va bene, signor Barone. Signor Barone, Cavalcanti, complimenti per queste belle terre. Sì. C'è mia figlia in giro, siamo sicuri? Può stare tranquillo, principe caro, tutto a posto. Per quanto riguarda la battuta, hai preparato i cani e... Ma con il barone Cosandepo ho visto iniziare da questa parte. Sì, penso che il punto migliore sia quello, l'abbiamo valutato prima. Allora, andiamo a iniziare la battuta. Bene, possiamo... Andiamo. Devo andare al bagno. È proprio necessario? Sì, Giuditta, torno subito. Aiuto! Aiuto!
avete salvato la vita ancora una volta. Quello che faremo sempre, signor Barone. Bene, prendete questi due cadaveri, portateli in gendarmeria per il riconoscimento. Lo facciamo subito. Ignazio, Guglielmo, dove siete? Siamo qua, signor Principe. Dobbiamo cercare mia figlia Giulia, che è nella tenuta del barone Cavalcanti. Provvediamo subito. Non so, non mi sento sicuro, andiamo a vedere. Signora, principessa sta bene. Sì, principessa, ora dobbiamo andare. Suo padre la sta cercando. Sì, vengo. Giuditta, non dica niente di lui. È in pericolo, mi ha salvato. Non dica nulla a mio padre. Sì, lo so, che io e lei abbiamo sempre dei segreti. Signora, non si preoccupi, l'ho aiuto io. Sì, ma l'ho fatto vedere dal principe. Ma che fine hanno fatto Giulia e Giuditta? Dove sono andate a finire? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo, signor principe. Andiamo a trovarle subito. Il signor principe. Soltanto un piccolo esempio, signore. Dai, dici allora, non c'hai a farmi scade. Fate bene. Ammazza come hanno ammazzato a quei due. Gli anni sono ammazzati a mai, non, dai, dici. Fatelo subito. Dai, dici, hai andato a che non c'è da miscare. Va bene. Dai, dici. Prego, signor Pedro.
Molto bene. Complimenti. Guglielmo, gentilmente mi chiamate la mia comandante. Vado subito. Grida al principe. Dite, signor principe. A proposito, l'altro giorno, durante la battuta di calcio, cosa è successo a mia figlia Giulia? Era andato un attimo in bagno ed è scivolato, ma avevo la situazione tutto sotto controllo. Vi raccomando, Giudizia, ditemi tutto ciò che succede, altrimenti ne pagherete le conseguenze. Potete vedere, signor. Va bene. Non fatemi del male. Non abbiate paura. Ah, siete voi? Sì, ho un messaggio importante da darvi con Giulia. Ditelo. Gli dovete dire che dopo la messa si faccia trovare dietro ai giardinetti. Sì, lo farò. Ma non mettetevi in mezzo con nessun principe. Certamente. Allora, il tempo di parlare con mia figlia e poi vi darò le direttive. Signor principe, le ho portato delle novelle. Ho parlato con mia figlia Giulia e dice di essere innamorata di quest'uomo. Ho parlato anche con il barone Cavalcanti e mi ha detto la stessa cosa, troviamo una soluzione. E cosa troviamo di soluzione, signor principe? L'ho fatta arruolare nell'esercito. Gli promettete che diventerà un gendarme, dopodiché sapete voi come fare per non farlo tornare in tribunale. E non lo dobbiamo far tornare? Eh sì. Lo faremo. Penso proprio di sì, bisogna usare questo sistema. Lo faremo, signor Fincio. Sarà fatto. Se lo volete voi lo faremo. Grazie, vi ringrazio anticipatamente. Sarà fatto. Un saluto, signor Fincio. Arrivederci. Stavamo cercando te. Che volete? Avviciniti. Riguardo il fatto della principessa. Noi sappiamo tutto di questo che sta facendo lei. Si deve arruolare nell'esercito della Santa Fede. Ma questo mi dà la possibilità di stare con lei poi. Di sposare la Giulia. Se lei è d'accordo. Per lei fare questo è da. E allora si deve preparare. Si deve adesso. Da subito. Sì, sì, puoi venire con noi dal principe. Andiamo. C'è una missiva per il signor principe. Grazie. Il cardinale Ruffo ha scritto che già potete partire questa notte per Crotone. Siamo pronti a partire, signor principe. Bene, scriverò agli altri nobili che manderanno i loro uomini e sono sicuro che voi tornerete vittoriosi. Oggi, 13 luglio 1799, in nome del re Ferdinando IV di Borbone e del Regno di Napoli,
la giunta nominata dalla persona del re medesimo in seguito ai fatti che hanno visto coinvolto gli imputati Pasquale Baffi, Mario Pagano, Eleonora Pimentel Fonseca, Luisa Sanfelice, Ignazio Ciaia, Domenico Cirillo, Giuseppe Leonardo Albanese, Vincenzo Russo, Francesco Caracciolo, Michele Granata, Gennaro Serra di Cassano e Nicolò Carlo Magno. Condanna, gli stessi alla pena capitale. In data odierna sarà eseguita la sentenza per l'avvocato Nicolò Carlo Magno, condannato all'impiccagione alla vostra presenza immediatamente. Popolo stupido, tu oggi godi della mia morte, ma un giorno mi rimpiangerai. Il mio sangue già si rovescia sui vostri capi, e se voi avrete la fortuna di essere vivi sul capo dei vostri figli. Boia, togliti il viso, procedi! No, voglio morire guardando in faccia le persone. Stanno facendo l'impiccagione dell'avvocato Niccolò Carlo Magno. E dobbiamo impedirlo. Cosa possiamo fare? Andiamo? Andiamo. Ma cosa state combinando? Parlate con il cardinale Ruffo, incaricato dal re. Signor cardinale, non me lo potete fare quello che state facendo. Signor De Novellis, lei è con la monarchia o con la repubblica? E il repubblicano deve morire, così ha ordinato il re. Boia, procedi con l'impiccagione. Nome del re Ferdinando IV di Borbone. Nomino i seguenti soldati con il grado di colonnello. Giuseppe detto in Necco. Eccomi. Michele Arcangelo Pezza, detto Fra Diavolo. Eccomi. Nicola Gualtieri, detto Pane di Grano. Eccomi. Michelino di Orso Marso. Eccomi. Michele Pagnotta. Eccomi. Tutti gli altri, non avendo accettato l'incarico, sono congedati. Siamo venuti per chiedere le notizie del barone Cavalcante. Abbiamo saputo che non è stato molto bene. Sì, purtroppo sì. E temiamo un contagio. Eravamo sicuro! Buonasera, signore! Buonasera! De Novellis, raccontateci quello che è successo. Abbiamo combattuto con quasi 8.000 uomini e i francesi ci hanno definiti col termine briganti. Noi siamo tornati. Però potevamo rimanere con il cardinale Ruffo. Da ufficiale, signora baronessa. Come mai non siete rimasti con il cardinale? Per servire tutti voi.
Anche perché tra di loro c'erano anche dei fuori legge. A loro gli rimarrà questo appellativo nella storia di briganti. Avanti! Scusatemi, signor Barone, c'è il signor De Novelis che vuole convenire con voi. Lo faccio passare, assunta. Prego, signor De Novelis. Grazie. Buonasera, signor Barone. Buonasera, De Novelis, che succede? Sono arrivati i repubblicani. E per sicurezza, con Goffredo, li abbiamo condotti giù in cantina. Sì, un attimo. Comandante, lei ha qualche notizia per quanto riguarda la sorte dei repubblicani? Sì, signor Barone. Mi ha giunto il dispaccio da Bormanno. Fra tre giorni arriva un esettore per la confisca dei beni del signor Carlo Magno. Signor comandante, si può fare qualcosa per evitare la confisca? Purtroppo no, dottor Carlo Magno. Finora gli è andato troppo bene. Signor comandante, ma almeno le nostre vite sono salve? Sì, dottor Carlo Magno. Le diamo la nostra parola. Grazie. Amore mio. Buonasera, signori. Buonasera, De Novelis. Brutte notizie per voi nobili, signori. Che è successo, De Novelis? È ora di leggere il giornale. Sì, mi dia. Ma come? Sono passati 7 anni, siamo nel 1806 e ancora abbiamo problemi con i francesi. Ma com'è possibile? Mi faccio leggere il giornale. Come no? Signor Daniel, è possibile che Re Borbone è fuggito. E adesso ci tocca obbedire al nuovo sovrano francese. E qua bisogna reagire, bisogna fare una reazione. Siamo rovinati. Sì, è vero. Signor De Novelis, ma queste notizie sono valide? Vedete quello che dovete fare, signor Barone, perché queste sono notizie valide. Quindi, sarà un problema nostro. Grazie, De Novelis. Prego, signori. Il mio amico è ferito. È ancora vivo? Sì, è vivo. Allora lo conduco in gendarmeria. Dove sono andati? Verso il fiume. Va bene. Allora andiamo. Va bene. Thank you.
niente, se è bene. E è bene. Ma portiamo due qua, papà. E chi è che mi ha sbattato? Chi è questa bella guaglia? Come tanto andiamo in dai? E che ci faceva? Si è perso forse. Ma è beve, come? No, è beve, è beve. Adesso è sbenuto. Eh sì. Che stanco forse. Per sapere niente d'acqua allora, da aver messo un bacio. Sappiamo se ripetere. Ma è più d'acqua? Vedete, beh, pigliate la niente d'acqua. Fate piano niente d'aria, un bacio. Non ce n'è d'acqua. Oh, la piano un po' che neve in terra, vediamo, beh. Buona per l'ordine. Chi siete? Cosa volete da me? Lasciatemi in pace, chi siete? Siamo ex gendarmi. Ma io non mi fido dei gendarmi. Adesso siamo briganti. Sono due giorni che sto scappando da Santo Donato di Ninea. Vi prego, non rimandatemi indietro. Ho ucciso un gendarme francese perché voleva violentarmi. Se mi catturano sarà la mia fine. Non ti preoccupare, ti proteggeremo noi, non ti rimanderemo in paese. Va bene, allora mi fido di voi. Sarai una di noi. Michelino! 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 Esci fuori! Che c'è? Che te serve? Mi mante che comanda a me e che comanda pure a voi. Un ec. E se che boh? Ha bisogno di armi. Avete tempo una settimana per trovare. E due uomini. Una settimana questi sono affari vostri. Ma non è una cosa facile. Non sono problemi che a noi ci riguardano. Non riguardano all'UNEC, riguardano a allora, voi. Allora, dici all'UNEC che noi da una settimana ci facciamo troviamo quello possibile. Che facciamo quello che riusciamo a trovare, troviamo. Quello che no, dopo vediamo come va a fare. Sono problemi vostri. Avete tempo una settimana. Va bene. E noi, voi parlate con Doni, io, e vedete che le potete trovare e poi portiamo tutto al solito posto. Ma e ne consegniamo all'UNEC. Va bene. Una settimana. Intanto mamma pure ammasciata all'ummiscio, vediamo come va a fare, troviamo qualcuno che ci va. Andiamo. E ne vediamo la settimana prossima. Una settimana. Va bene. Salutiamo ummiscio. Come ha? Abbastanza buono. Meglio così. Sentono poco. Qua sono venuto l'amico di un ecco. Stavano trovando l'arma per una settimana. Ma noi come facciamo a noi procurando una settimana? Lui non può trovare. Allora vediamo se potevamo procurare anche cavalcando. Se può fare una cosa, si può fare. Babbo, cerca di fare possibile. Faccio di tutto possibile per procurare. E vediamo dopo come quando abbiamo trovato tutto quanto in giro. Vabbè, allora, te saluto. Ne vediamo saluto, la settimana com'è? Prossima. Come? La settimana prossima. Okay. Buonasera. Carissimo. Caro Brancati. Caro Cavalcanti. Come va? Come hai venuto personalmente? E soprattutto a quest'ora, Brancati. Purtroppo sono dovuto venire con i gendarmi, ho lasciato i miei galantuomini alla guida della mia tenuta, perché siamo stati attaccati dai briganti. Aspettavamo le vostre armi, ma non sono arrivate. Beh, guarda, in merito a questo anche noi, Brancati, abbiamo perso degli uomini, quindi questo è il motivo perché le armi non sono arrivate a destinazione. Dobbiamo metterci d'accordo per eliminare tutti questi briganti, sennò è la nostra rovina. Lei non si deve preoccupare, provvederò subito. Dobbiamo fare in fretta, sennò a suo marzo siamo rovinati. Brancati, non si deve preoccupare, provvederò io personalmente. Allora ci conti, arrivederci. Gettarlo, andiamo. Sì, signore. Buonasera. Franci, cosa fa? Dicete a Giuseppe che fate passare pure tutti sui cavalcanti. Io sapevo che fra 5 giorni. Io sapevo che fra 5 giorni. Sono le armi. Io sapevo che fra 5 giorni il bene mi hanno mosso morsi. Va bene. Io con la notorcia. Basta sbrigare, che ne servono. Fra 5 giorni. Sopra faccio fuori, bannazzo. Va bene, ma io ti faccio fra 5 giorni. Rimaniamo così allora. Ah sì. A babboni. Speriamo che ce la facciamo per scavare. No, è un casino. Salutà. Buonasera. De Novelski gendarme, fra 5 giorni, a Bonangelo, porteranno delle armi.
Vedete che potete fare, organizzato. Come Galena, facete l'attentato. Sì, io mi chiamo Antonio, ci pensiamo noi. Ci pensiamo noi. L'importante è che ci sono le armi, là. Dopo andiamo noi, ci pensiamo noi. Mi raccomando. Va bene, grazie. Va bene, signore! Venite, venite! Stavolta come aiuta io, non mi sono metto una perdita troppo grossa. Ma la prossima volta non andrà a succedere. Ci andrà fin troppo bene. Va bene, comandò. Ti saluto. Alla prossima. Alla macchia. I miei con me. L'abbiamo scampata, signor comandante. Complimenti a tutti voi, ragazzi. Grazie, signor De Nobrensi. Per ora riposiamoci e proseguiremo nella nottata. Riferiremo, signor barone, che le armi sono state protette. Sergente, dia disposizione per la guardia alle armi. Agli ordini, signor comandante. Guarda e impara. Do, re, mi, fa. Vediamo un po'. Bravo Michelangelo, ascolta quello che ti dice tuo padre. Sì, signora Mari. Avanti! Buonasera, signor barone. Buonasera. Ci sono i suoi uomini. Ti faccio passare. Moglie, lasciatemi sola. Vieni, Michelangelo, sì. Andiamo di là. Grazie. Buonasera, signor barone. Buonasera, De Nobrensi. Come mai? Già qui, insomma. Siamo qua. Vi ho mandato a chiamare per una questione molto importante. Diteci, signor barone. De Nobrensi, devo trovare qualcuno che la può portare direttamente al covo del Necco. Ma cosa mi sta chiedendo, signor barone? Ma questi sono briganti. È proprio questo il problema dei Novelles, che loro sono dei briganti e noi dobbiamo fare un accordo con loro e soprattutto con il Necco. Signor Barone, questo da lei non me lo sarei proprio aspettato. Dei Novelles, lei mi deve obbedire quello che vi sto dicendo. Quello che dice faremo, signor Barone, ma... Ecco, lei deve fare quello che vi sto chiedendo. Quello che vuole lei. Bene. De Novelles, lei deve capire che i francesi stanno impadronendo tutte le nostre terre con la nuova legge. E i briganti sono gli unici che possono curare i nostri interessi. Ma come facciamo, signor barone, a farci credere da questi briganti, specialmente dal Necco? Questo lo sa lei, De Novelles. Ma come facciamo, signor barone? Noi non possiamo fare niente con il Necco. Lei sa dove sono le armi. Gliene procuro un po' e gli procuro un po' di cibo. Come vuole lei, signor barone? Questo dobbiamo fare. Un ecco da ste parte lo trovate. Sì, da qua lo troviamo con un ecco. Non sta accorto voglio. Solamente i gendarmi non sta accorto. Guardiamo gli spalle. Oh, io non richiamo a essere tu. Ma tu non l'hai detto lì. Troviamoci in un fiume. Vediamolo che è. Sì, ma fermiamoci, io credo che li...
lì e qua. Ma basta che solamente il gendarme e il bravo di un barone. E che ti danno fanno le marche a voi. Come il governo da notte, polizia tenete tutto qua. Sì, è vero, ma io vanno ammazzato tutti i compagni pregando e noi mi ha aggregato con loro. È vero, quelli non perdonano, hanno ammazzato parecchie delle mie amiche, gigantesche che erano insieme a noi. Siamo molto attenti. Sveglia! Ma cosa stiamo facendo? Ci siamo addormentati dopo l'agguato all'Argentino. Tutta la notte che stiamo seguendo questi briganti. È vero, è vero. Andiamo a prendere i cavalli e corriamo. E sbrighiamoci, dai! Dobbiamo liberare Belvedere dai francesi. Dobbiamo fare il conto delle armi che noi abbiamo. Ditemi le vostre armi. Maria. Io tengo, sì. Ci su. Donio. Ce l'abbiamo. Possiamo procedere? Ce le siamo procurate, ne abbiamo a sufficienza. Bene. Speriamo che la vittoria ci assista allora. Senz'altro. A belvedere. C'è qualcuno che arriva. Ecco. Sì, dite. Chi siete? Sono De Novellis. Ho portato un po' di armi per lei, un po' di qualcosa da mangiare. Come faccio a fidarmi di voi? Noi non abbiamo niente, signor Re. Abbassate le armi. Questi sono per voi. Bene. Vi manda il barone Cavalcanti. Qual è la richiesta? Abbiamo saputo che dovete invadere Belvedere. Sì, è vero. Dovete sapere che noi siamo con voi. Bene. Perché anche noi siamo contro i francesi. Siamo stati a combattere a Napoli. Mi ricordo. Nel 1799. Voi. Mi ricordo di voi. Lei si ricorderà bene di De Novellis. Siamo stati a fianco a combattere. Bene. Saremo ancora insieme allora. Va bene. Quando arriva De Novellis? Il signor principe cosa ne pensa di questo accordo? Anche lui è d'accordo. È d'accordo anche lui di questo? Allora andiamo direttamente così ne parliamo insieme. Va bene, andiamo a comunicare. Che voi vi fidate? Io sinceramente non mi fido. Dopo l'uccisione di tutte queste brigantesse ho i miei dubbi. Comunque ne passa sempre a te. Sarà? Sì. Mo aspettiamo che arrivino i bravi, l'accordo è che ne avvenne disarmati. E vediamo che ne dici.
Va buono, va buono. Vediamo. State attenti, sento rumore. Michelino, ma gli accordi non erano questi. Vi vedo armati. E qui non lo dici da noi che voi non siete armati pure. Noi siamo disarmati, Michelino, perché siamo di parola. Guardate, vi potete fidare. Va bene, va bene. Loro sono disarmati. Usiamo i scoppetti. Va buono. Anche il barone Cosentino è d'accordo. E da oggi in poi dovete dare conto anche a me dell'azione che fate. No, 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 io non mi fido, assolutamente. Fino adesso sono state uccise tante brigantesse. Chi ci proteggerà a noi? Scusatemi, fino adesso chi vi ha protetto? Siamo state noi a proteggervi. Le armi che ve le ha mandate, siamo state noi a mandarvi le armi. Il cibo le abbiamo mandate noi. Voi dovete capire che noi siamo con voi, quindi vi dovete fidare. Dobbiamo riunire tutti gli uomini dei nostri paesi. Dobbiamo assaltare e conquistare Santa Domenica Davao, Belvedere e Amantea. Bene. Va bene, va. Dobbiamo riunire tutti i briganti. Tutti i briganti a fare un'azione contro. La dobbiamo finire questa storia. Ce la faremo. Siamo i giudani. Stiamo decidendo di assaltare Santa Domenica Davao con tutti i nostri uomini. Poi procedere all'attacco di Belvedere e di Amantea. Facciamo un'operazione congiunta. Siamo pochi, siamo pochi. Per questo bisogna riunire gli uomini di tutti i nostri paesi. Sì, c'ho certi miei amici che facciamo qua più. Fare un'azione congiunta e sbaragliare i gendarmi. Ma te, troviamo. Dobbiamo reclutare altre persone. Ma la massa attende che c'è voglia gendarmi. Cucinano non è che non tagli la capo. Il nostro favore vale la sorpresa. Più li cogliamo di sorpresa, più abbiamo possibilità di successo. Dobbiamo essere uniti, maestro. Sì, uniti. Certo. La riunione di oggi va in questa direzione. È l'ultima riunione che noi facciamo, dopodiché speriamo l'attacco contro il gendarme. Il gendarme ha ammazzato. Andiamo deciso. Aspettiamo due notizie. Bene. Tanto avremo come rapportarci con le staffette, quindi procediamo in questa direzione e all'attacco. Salve signor tenente, è arrivato il generale Manet dalla Francia, deve parlare con il signor comandante Impallomeni. Un attimo che ve lo chiamo. Signor comandante, c'è il signor De Novellis e il generale. Falli passare. Prego. De Novellis, attento un attimo. Bonjour, comandante Impalomè. Sono stato inviato direttamente dal re del Regno di Napoli. E sono venuto qui giustamente per far fede alla distruzione direttamente di tutti gli brigantaggi. Per cui, signore Impalomè, faccio fede e fate fede direttamente al re Joachim Murat. Bonjour, monsieur le général. Bonjour. Prego. Tenente Pedicò, si mette allineato con gli altri colleghi. Comande. Prego, monsieur général. Merci. Comodi, comodi, mettetevi comodi. Signor generale, oui. Ho sentito bene che lei parla l'italiano. Sì, ho avuto modo in questo mio periodo che sto combattendo tutto il brigantaggio della Campania e della Lucania, ho appreso e imparato un pochino anche l'italiano. Che direttiva abbiamo del nostro re Gioacchino Murat? Bene. Dopo tutta la distruzione dei briganti della Lucania, dobbiamo fare tale che anche qui a Verbicaro, Orso Marzo e Grisolia devono essere distrutti tutto il brigantaggio. Non ne deve restare nemmeno uno vivo. Ho fatto fare dei ritratti, adesso glieli mostro. Bene.
Queste sono le tratte. Abbiamo dei sospetti, ma non ancora delle prove. Va bene, hai tutto il mio appoggio per scovarli questi briganti. In breve tempo il problema sarà risolto. I soldi stanno finendo. Se De Novellis non ce li porterà, gliela faremo pagare. Certo che dama fa pagare. Arriva D'Angona! Che dici, scopaccio? Fermi, fermi, che sono dalla parte nostra. Signor colonnello. Cosa vi spinge De Novellis nel nostro rifugio? Siamo qui ad Orso Marzo. Sono con il principe Carafa e il barone Brancati. Benvenuti. È stata chiesta una fenuaria, signor colonnello. Ci sono 3 gendarmi a cavallo. Fate qualcosa. Sarà nostra cura provvedere al recupero. Dov'è la località dove i 3 gendarmi... Incontrata Scorpare. Bene, darò disposizione ai miei uomini per il recupero. La ringrazio già in anticipo, signor colonnello. Ci penseremo noi. Salve, signor barone. Ma non vedo il barone Cavalcanti, come mai? Ha ragione, signor barone, è stato convocato a Napoli dal re Gioacchino Murat. Signor barone, le voglio presentare il generale Manè. Piacere, signor barone Cosentino. De Novellis. Mi dica, signor generale. Vogliamo posizionare questi cavalli e partecipiamo a questa bella battuta di caccia? Come vuole lei, signor generale. Va bene. Generale, per scovare il necco. Va bene. Attenzione, signor generale. Per
generale. Cosa facciamo? Finalmente abbiamo preso un brigante. Cosa facciamo, signor generale? Spara! Signor generale, non ci dobbiamo dimenticare che ci serve vivo per scovare il necco. E allora portiamolo in gendarmeria. Prego, accomodatevi. Merci. Grazie. A proposito, gendarme, volevamo chiedere, è arrivato un brigante che abbiamo preso ieri sera? Sì, ci è stato portato questa mattina, è dentro. Quindi è già qua? Certo. Allora, signor generale, attendiamo il comandante e vediamo un attimo cosa fare. Ancora questo brigante è vivo? Questo è vivo, signor generale. Addirittura lo facciamo anche curare? Signor generale, quello che stiamo facendo, lo stiamo facendo in quanto il nostro barone Cavalcanti ha detto che questo signore ci può portare nel covo del Necco, signor generale. I miei ordini devono essere rispettati tutti, devono essere sterminati questi briganti sul territorio. Signor generale, questo stiamo facendo. Buonasera, monsieur generale. Buonasera, comandante in Palamè. Come mai la sua visita a quest'ora in gendarmeria? Devo parlare con lei, comandante, per alcune cose accadute sul territorio. Vieni, comandante. Si mette comodi che parliamo con calma. Comodi, comodi. Grazie. Comandante Imbalomè, avete provveduto alle cure del brigante? Signor no, monsieur generale. Come mai? Attendevi le vostre ordini. Va bene. Chiamate subito un medico curante e fatelo curare. Posso già chiamarlo? Oui. Signor De Novelis. Mi dica, signor comandante. Mandi a chiamare i suoi uomini il medico condotto. Lo facciamo. Che lo portano e lo conducono in gendarmeria. Lo facciamo subito, signor comandante. Prego. Allora, Pietro, andate e portate il medico, noi lo attendiamo qua. Con urgenza. Va bene, signor comandante. Buonasera, dottore. Prego, si accomodi. Dov'è il ferito? Buonasera, dottore. Lo faccio accompagnare dal ferito. Gendarme! Comandi! Apri la cella! Signor sì. Una brutta ferita. Una sedia, era. Così va bene. Mi meraviglio come non sia ancora morto. Ho finito. Comandante, ho finito. È andato tutto bene? 3-4 giorni e guarirà. Grazie, però... signor dottore. Signor generale, l'intervento è andato bene. Non appena si riprende, le farò sapere io. Vieni, comandante in ballo me. Sei Ronnie Furi, sei Furi. Ben arrivati. Ma tagliamo noi. Portate questa lettera al sindaco di Verbicaro, con urgenza. Ma facciate arrestarmi. O vi arrestano loro o vi ammazziamo noi ora. Sì, tanto ormai ci siamo messi. Questi sono gli ordini. Chiamate sempre a noi. Va buon, dai, ma portate là. Buonasera, signor Pizzo. C'è un pensiero per lei da parte del barone Cavalcanti. Ci sono dei gioielli che già avete parlato in questi giorni passati. E questo è il suo pensiero. Bene, grazie. La saluto, signor principe. Signor De Novelli, tante belle cose, salutatemi la baronessa. Sarà fatto. Buonasera. Adesso che ricordo, devo andare a controllare i gioielli che mi ha mandato il barone Cavalcanti. Mannaggia, devo andare subito. Perché tu comandante in ballamento hai fatto la segnalazione? L'unica che ci vuole mandare è Marie. Non la conosce nessuno, non tiene niente nessuno. L'unica è Marie. Ce la manda Maria. Che galantuomini, eppure le donne sono morte tutte, le mie amiche. Voi volete mandare me a fare il furto? Perché non ti conosce nessuno. Solo per questo, ma... Non ci fare caso. Come si cangia più una camera? Non ti conosco. Va bene. Come dite voi? Sei disponibile a chi? Un po' d'attenzione. Sì, sì. Io non ho paura. Allora, l'unica è Maria. Ci mandava a me.
Mario. Però ti deve stare attenta, Mario. Resta a corto. Vabbè, Ringo. Fingerò di essere qualcun altro. Una cameriera. Una semplice cameriera. Una semplice cameriera. Tu stai accorto, un po', una semplice cameriera. Ignazio, dove siete? Correte subito! Hanno rubato i gioielli che ci ha regalato il barone Cavalcanti! Guglielmo, Ignazio, subito, dove siete? Hanno rubato i gioielli che mi aveva regalato il barone Cavalcanti! Ma con quella vergogna mi devo presentare da Cavalcanti! Ah, meno male! Ci siete pure voi! Meno male! Buonasera, signor principe! Giusto in tempo, signor comandante in Ballomero. Mi dica. Mi hanno rubato i gioielli. Mi hanno derubato. Quando è successo tutto questo? In questo momento me ne sono accorto. Le presento il generale Menè. Molto lieto. Saluto. Signor generale, lei che è il più tenuto dei generali della Francia, faccia qualcosa. Provvedo subito, signor principe Carafa. Comandante in Ballomero. Comandante. Quello che è accaduto è molto grave. Dobbiamo recuperare tutti i suoi gioielli del principe e dobbiamo prendere tutti questi briganti e prima gli dobbiamo tagliare le mani e poi subito la testa. Sarà fatto, mio generale. Signor generale, se non saranno recuperati i miei gioielli, riferirò al re Gioacchino Murato tutto ciò che mi è capitato. Signor principe Caraffa, ho già sterminato tutti i briganti della Puglia e farò ugualmente anche qui in Calabria. Saranno recuperati tutti i suoi beni. Ho fede in lei, signor generale. Vieni. No. Lei che conosce bene queste montagne verbicarese, che siamo venuti apposta per trovare tutti i gioielli da Grisolia, mi deve fare strada, perché dobbiamo scavare tutti questi briganti che sono rintanati nelle grotte. Stanno nascosti peggio dei lupi e vanno presi uno per uno. Sei d'accordo, signor De Novelis? Sono d'accordo con lei, signor generale. Va bene, mi faccia strada. Conosciamo bene questi posti. Venite. Andiamo. Signor De Novelis. Allora, voglio a rubare le armi, a me rubare i gioielli della casa di Depatti e a me rubare pure quello che voglio, che abbia un'ecca che ti piace e dà a portarlo. Va bene. Va bene? Va bene. Rimaniamo così. Due vanno a rubare i gioielli, due le armi e tre o quattro che mi ha pigliato la quaglio. Va bene? Va bene. Vediamo. Thank you.
Che sale fortino? La mammuccia e non andiamo a scappare in montagna. Caratter brigante e stanno inseguendo i gendarmi. Non hanno avuto qua per non far scoprire un corpo. Ma però pure qua quando venire. Mammuccia e fortino e andiamo di pure noi. Ma mica c'erano il generale francese? No, non è vero niente, quello è il generale francese. Può pure cacciare, sono troppo furbo. Non va molto bene con il generale francese. Ma che il generale dice che ha ammazzato 800 persone da base da casa. Noi abbiamo messo il forbito. Namaste a Dio. Ma quando mucciò la sacca. Ma mucciò la sacca, scappiamo. E andiamo a scappare. Si vede una chiappa, non va mucciò sto sacco. E poi non viene pure qua, non è affidato. Dammo c'è sto sacco, piace. Ya per andiamo a scappare subito, ma vedi. Allora andiamo a bere. Sarge, la raccomando sto sacco, noi non ripetiamo più. Dopo, non ti preoccupare. No, perché dopo. Devo farci trovare, generale. Comandante Impallomeni sta interrogandone ancora per le lunghe. Bien, aspetteremo l'esito. Salve, signor generale. Salve a voi, De Nomenis. Siete venuti proprio in questo momento perché stanno facendo l'interrogatorio il comandante Impallomeni. Li dobbiamo far parlare a tutti i costi, perché dobbiamo recuperare tutta la rifurtiva che è stato rubato a queste famiglie benestanti che sono i Di Batto. In questo territorio, in questo giusto territorio di Crisolia, dobbiamo essere forti e decisi, signor De Novelis. Se no farò un rapporto direttamente al re Gioacchino Murat. Siamo stati mandati qui dal barone Cavalcanti a Crisolia, signor generale, proprio per questo motivo. E noi siamo qua completi a disposizione. Bene, ci muoveremo in massa e distruggeremo tutti questi briganti. Tenente Aragonè, rimanga di piantone e gli dica al comandante Impallomè che ci raggiunga immediatamente, che stiamo andando a recuperare tutta la rifurtiva. Abbiamo avuto una soffiata dai Di Patto di Crisolia. Bene. Al signor Cavalcanti. Vediamo un attimino cosa possiamo fare per quanto è accaduto di queste armi che stanno rubando. Va bene. Comandante Impallomè! Comando, monsieur generale! Arrostiamo bene tutta la zona e avanti! Ai vostri ordini, signor generale! Gendarme Aragò, controlla questo posto! Comando, signor! Dategli una mano anche voi, per favore! Va bene, va bene! Signor generale, dobbiamo vedere bene questa situazione. Comandante, vedo qualcosa! Vedo una corda, prendete questa corda! Si esce le re, ci sono delle armi. Falle tirare su. Tirate su. Amo, aspettiamo che avete dei briganti e poi ce la portiamo. Via, fai vedere i tagli. Venite, portate i tagli.
rubato! Ehi, ma me la nota, l'ha portata a Guaglione! Allora forse, andiamo in, via! Portatela ora! Portatela ora! Sì, i gendarmi in giro da sbusca! C'è pure un generale Manè! Ma che lei, come facciamo a sentire? Ma ci sono i gendarmi! Non capire perché abbiamo questo in giro un generale Manè! Andiamo noi, allora! Andiamo a Devone! Le mariage du général Charles Antoine Manet et de la princesse Caroline Pignatella di Chiara di Calabria. Inizia il rito nuziale. Scambiatevi gli anelli. Fiume, tu resta qui di piantone e avvisami se arrivano i gendarmi. Agli ordini. Andiamo dietro al Necco. Fermo! Fermo! Ma la lasciate solo! Fermo! Fermo! Butti il fucile! Dobbiamo uccidere? Lo dobbiamo portare vivo! Al generale Manè, mettiti in ginocchio! Sono innocente! Mettiti in ginocchio! Maestà, per me questo è un compito ingrato, ma permettetevi di mettervi la benda. No, voglio rimanere con gli occhi aperti. Soldati, al mio comando. No, al mio comando. Soldato, venga avanti e faccia il suo dovere. Comando! Soldati,
Siamo abbastanza vicini affinché possiate puntare dritto al cuore e risparmiarmi il viso. Soldati! Al mio ordine! Fuoco!